Eccoci qua, eccoci qua. Chi ci sta qua? Chi c'è? Chi c'è? Buon carnevale, buon capodanno, buone. Ma come carnevale? Claudio Ventura il godere agricolo. Sì, anche se non ci siamo accorti, il carnevale già BAM! È esploso. Ma perché? È perché carnevale arriva, secondo alcuni, dopo la Befana, secondo altri dopo Sant'Antonio. Comunque siamo nel carnevale. Sì. Poi ci beccheremo la domenica dei parenti, la domenica degli amici, prima gli amici e poi i parenti. Ah. E poi finalmente arriverà carnevale. Quindi siamo nel periodo. Quindi di cominciare a preparare per fare i cagionetti, a preparare per fare maschere, per i coriandoli che non abbiamo portato per non sporcare lo studio, ma però qualcosa portato, lo vedete già da questa inquadratura. E poi abbiamo avuto ieri il capodanno dei cinesi che salutiamo. A chi applaudiamo? Ai cinesi? Ai cinesi, a capodanno. Quindi alle feste in generale, oggi è un macello, il macello di feste ci abbiamo. Quindi. Ah, quindi è il capodanno dei cinesi ieri. Mi dicono dalla Cina che mi hanno proprio chiamato, è l'anno del maiale, poi questo quindi. Giochiamo in casa. Il maiale. Senti un po', Claudio. Che pare sia un anno di prosperità, di felicità. Speriamo che sia così. Speriamo per tutti. Ma invece carnevale proprio il giorno martedì grasso, quando è? Il giorno preciso non me lo ricordo. Io non me lo ricordo. Basta che non l'ho guardato. Insomma, ma è tipo... diciamo più o meno metà marzo dovrebbe essere. Ah. Perché consideriamo che sono 40 giorni prima di Pasqua, quindi insomma stiamo lì, ecco, dovrebbe essere intorno a metà marzo, quindi quest'anno c'è pure la cicorietta fresca da Magnanza, chi meglio di noi? Oh, a carnevale però... si mangia la carne, chiaramente, insomma ci stanno questi piatti tipici che ognuno conosce. Ad Ascoli si fanno i ravioli di castagne, qua ravioli qualcuno castagne. Li fa i cagionetti, poi stare le famose castagnole e frappe che io non amo. No, a carnevale poi i cagionetti si fanno a Natale. Si fanno a Natale. Quasi fanno i ravioli dolci. I ravioli dolci, fanno i ravioli di ricotta, i ravioli. Cioè i ravioli dolci al sugo, quelli che tu conosci e benissimo. E poi sempre ad Ascoli, io li propongo spesso, si fanno questi ravioli di gallinella che non è buono. Il pesce, che no, non è il pesce. E però la gallinella, la gallina. E la gallina, sì, che si fanno questi ravioli di gallina. E è proprio tradizione. Una gallina a cui si aggiunge un pochissimo maiale, che si fa la carnellessa, poi si fa l'impasto a cui si aggiunge del pane raffermo, raffermo, del pane così, con il brodo, si ammolla e viene fuori questo impasto e si fanno i ravioli. I ravioli noi per tradizione ce li facciamo sempre a centinaia, non solo, facciamo proprio la festa del raviolo. Ma questo però parla. Il raviolo era l'elemento fondamentale di tutto il periodo di carnevale, per cui nelle case non potevano mai mancare i ravioli, si mangiavano anche freddi, quindi questi ravioli, questo impasto messo nella solita pasta all'uovo, chi con la farina grano duro, chi con quella tenera, poi ognuno ha il suo impasto, venivano lessati e incaciati, lasciati dentro la credenza, cioè si faceva uno strato di ravioli, formaggio, cannella, e tu ogni casa che andavi eri costretto, mentre a Natale ti dovevi mangiare la crostata e bere il ponce, a carnevale dovevi mangiare sti ravioli con grande enorme dispiacere. Esatto. Allora, perché bisogna mangiare la carne e quello era un modo per mangiare la carne. Bene, diciamo, ma che mangeremo anche noi forse stamattina. Mangeremo anche noi perché oggi ringraziamo, oggi è la giornata a favore contro lo spreco alimentare. Sì. E quindi ci saranno una serie di convegni, dibattiti in giro per il mondo, FAO che si muove, insomma, per cercare di eliminare lo spreco alimentare. Non so come faranno a farlo, questo non ho idea. Certo che dentro casa, fino a un po' d'anni fa, c'erano un po' più modi per cercare di non far avanzare gli alimenti, quindi si sono inventati, secondo me, i timballi, i tortellini, i ravioli, ne nascono anche da questo fatto, da recuperare parte del cibo che avanzava, poi ognuno se la mette come vuole. Io mi sono permesso oggi di portare, secondo me, uno degli elementi proprio principe di questa cosa. Vediamo un po'. Nobilitare. Lo vedete? Di nobilitare un. Nobilitiamoci. Forse, nobilitare un grasso di maiale che altrimenti verrebbe disprezzato, no? A cui viene aggiunta un po' di carne. Che cos'è? Tantissimo, carone rosso. L'inquaratura di Gianluca va a indagare. È una delle cose che ha più successo, insomma, soprattutto tra la ventricina teramana. Che è fantastica, perché questo grasso maiale a cui ci aggiungi questo po' di carne, tanto peperone rosso, che è facilissimo da coltivare. E questo coloretto poi proprio rossiccio. Questo alimento che ti rimane per tutto l'anno, che ti salva dalla fame, no? Da tutti questi problemi. Ma tu che gli vuoi fare? E dopo ce lo spappoliamo. C'è un attrezzo qui elettrico che sta scaldando. Ce lo spappoliamo la facciaccia vostra. Vabbè. E quindi diciamo che c'è appunto questo spreco alimentare che tutti conosciamo, ma secondo me non,
non è che risolvendo il nostro spreco poi salviamo la fame nel mondo, cioè sono due processi completamente diversi. Un po' diversi. E c'è il fatto che da noi, come i locali come il nostro, la gente se mangia tutto, anche pure se hanno porzioni abbondanti, e poi se no se lo riporta. Sui spreco, quelli diciamo, con non cuochi c'è. Stellati credo che sia un po' difficile fare uno spreco alimentare. Vabbè, non ti sta formalizzato. E comunque io credo che rimanga il fatto che normalmente mangiamo troppo, e quindi mangiamo troppo perché mangiamo tanto. Questo è vero, durante sì. l'arco della giornata il cibo prima si mangiava nettamente di meno, si mangia colazione, pranzo e cena, mangi colazione, seconda colazione, terza colazione, pranzo, l'antipasto, l'aperitivo, l'aperitivo cenato, poi la cena, insomma, quindi sì. alla fine diventano tante le occasioni per fare degli avanzi, quindi è più facile che facciamo uno spreco. E c'è da dire, fortunatamente, secondo me, ma secondo studi, quando partecipavo a questi famosi convegni, dibattiti, a cui non partecipo più da anni perché ormai hanno messo la fotografia fuori wanted. Diciamo, c'è uno che ci disturba, cacciatelo. E che si diceva da questi studi? Si diceva questo fatto che comunque è assodato che ormai il cibo non rappresenta più la prima voce nel... Parliamo sempre del nostro ceto medio, nel caso mio del medio basso, sì. però non è più la voce predominante, no, del cibo. Non so, fino a 50 anni fa le classi sociali tipo la nostra, anche da cui vengo, da morti di fame, da generazioni e generazioni, diciamo, la maggior parte del lavoro si svolgeva per accaparrarsi il cibo, anche se c'era lo scambio, il baratto, no? Ma fino a 50-60 anni fa c'era proprio sì. la fame atavica, la fame di Totò, no? Quei famosi spaghetti che volavano, sul tavolo, per sì. cui si vendono il cappotto, che era una fame vera, reale, che c'era, insomma, era evidente. Oggi per fortuna noi non la viviamo più, per cui mentre prima, diciamo fino a soltanto 50-60 anni fa, nelle nostre zone, perché poi cambiando zona cambiano chiaramente le usi e le abitudini, c'erano le fabbriche che qui non c'erano, e il cibo rappresentava il 70-80% del guadagno della famiglia. Cioè per lavoravi sì. praticamente quasi sì. solo per mangiare, perché poi la casa erano due stanze cence, non c'era internet, non c'era il sì. telefono, quindi non pagavi il gas, la luce, non pagavi le fogne, non c'era bisogni primari, insomma. C'è bisogno primario salvarsi dalla fame, e quindi oggi pare che rappresenti, dagli ultimi convegni a cui ho partecipato, soltanto il 17% di quello che è della spesa, della poi. Spesa, anche perché è più facile, no, trovare la pasta in offerta da una parte piuttosto la carne da un'altra, quindi ci si muove anche in questo senso cercando di risparmiare. Certo, poi uno spende 1000 euro per comprarsi l'iPhone, l'iPod, l'iTrap. Vabbè, le spese quindi poi diciamo sono cambiate le spese, per cui sì. non rappresenta più la spesa primaria della fame, cioè non c'è più adesso dentro casa è difficile che c'è la fame. A meno che non te la vuoi creare tu, che te vuoi comprare per forza il tartufo, o vuoi comprarti per forza il filetto, da sta gente che sostiene a comprare filetto, che è una cosa folle, perché tra l'altro sì. non è manco la carne più buona che c'è, l'abbiamo detto tante volte. Hai capito. Se proprio vuoi mangiare la carne, se ti compri un chilo di carne macinata, ci metti vicino quello che ti pare, ti fa due polpette, che le polpette le pallotte, poi a mano rimangono le pallotte sempre, sono sempre una numero. Delle cose più buone, delle puoi fare con il sugo, modi. Con le verdure, quindi sì. spendi pochi, cioè con 10 euro ci fai mangiare 5 persone, proprio sta bene, ti compri un chilo di pane, magari non ti compri quello con lo zenzero mascherato, di integrato, costa... ti compri un pane comune pane. Che è buono lo stesso, approvato dalla ASL, perché... C'è pure questo fatto, no? Perché tante volte dicono tutte queste marche che fanno. Cioè abbiamo, in Italia funzionano benissimo gli organismi di controlli, vero? Sì, tu l'hai sempre detto. L'ho sempre detto. C'è cioè sì. il NOI, il NAS, la ASL, che funzionano bene. Se un alimento fa male, che quel pane lì è, io credo che questi organismi di controllo siano in grado di, sì. di dire no, questo pane. Perché noi magari non ne abbiamo vedere. Coscienza di quanti controlli ci stanno, invece ci sono. Non stanno una marea, a parte quelli che siamo costretti a fare noi come autocontrollo, no? Sì. Noi per ogni prodotto abbiamo una scheda tecnica, cioè io faccio per esempio la ventricina, devo fare una scheda che ha controllato un tecnico, abbiamo una società che poi ci fa i controlli. Vedi? A noi prima che arriva l'ASL ci fa la sì. multa, che tanto la fa lo stesso. Abbiamo una società che ci fa questi controlli, noi ci facciamo una scheda in cui diciamo la facciamo così, 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 così. Quindi così. Cosa ci sta? Ecco cosa ci sta dentro e quali sono le varie fasi di lavorazione, cioè prendiamo il prodotto, magari va nel frigorifero, abbattuto, temperatura, come temperatura è entrata, come è uscito. Cioè proprio è una, cosa una scheda che va fatta rigida. È una non ti nascondo, è una scocciatura enorme, perché alla fine c'è una persona apposta che da mattina a sera sta a scrivere quello che però, fa.
e va fatto, perché se garantisce viene un controllo mi dice come l'hai fatto questo, qual è la procedura, allora prima l'ho lavato, poi l'ho messo lì, poi l'ho tagliato, poi l'ho rilavato, poi l'ho messo a cuocere, quanto ha cotto, 20 minuti. E se fanno un controllo e vedono che quello che ho scritto non è reale, chiaramente ancora in una multa. Bastonano. Per fortuna, per sfortuna, come te pare a te, questi controlli in Italia ci sono, quindi credo che sia difficile avere un prodotto sul commercio che sia un prodotto che fa male. Sì. Può piacerti o non piacerti, ma che faccia male. È difficile assai. Su questo ci credo poco, insomma, a meno che non è tenuto male, conservato male, o è venduto in nero, perché poi dopo magari si mischiano i prodotti. Uno compra il pesce dall'amico che ce l'ha dato quell'altro, poi magari quello non è stato nell'abbattitore, non è stato è così la carne. Se tu compri la carne non presso una filiera certificata, che magari può essere allevato male, come ti pare a te, però non c'è una certificazione, certamente se la compri da uno, te la metti dentro la macchina, la lasci sotto al sole, poi ti vai più al caffè e può darsi poi che si rovina da sola. Sì. E quindi diciamo che lo spreco alimentare nasce anche da questo fatto che noi abbiamo sempre tanto prodotto che poi vanno in scadenza, quindi magari forse quando si comprano i prodotti conviene controllare le scadenze, no? Tanto stanno scritte dappertutto, uno le guarda e vedi se il prodotto va in scadenza, cerchi di non prenderlo, di consumarlo prima che finisce. Soprattutto i latticini hanno questi problemi, per il resto è un po' diverso. Senti un po', Claudio, l'abbiamo detto come viene fatta la ventricina, l'abbiamo ricordato? Forse l'abbiamo detto almeno 22 volte. Però ricordiamo, già che ce l'andiamo a pappare tra un po'. Quelli che sono i piatti tradizionali, chiaramente sono i più difficili. Sì. L'industria lo fa in modo suo benissimo, perché hanno i tecnici che lo fanno. Diciamo come viene fatta in casa. In sapore, in colore, è sempre uguale. Dentro casa è sempre un mistero, perché ogni volta che lo fai cambia sapore. Ogni casa per fortuna ha la sua ricetta e ogni nonna la faceva in modo suo. Ma diciamo questa. E questa noi la facciamo con del grasso di maiale fresco, noi macelliamo tutte le settimane, no? Te l'abbiamo detto, quindi nel nostro caso siamo fortunati. Grasso di maiale fresco. Grasso di maiale fresco, a cui aggiungiamo delle parti di carne che scegliamo durante le lavorazioni. E poi tantissimo peperone, i peperoni c'è una frega, quindi non sappiamo dove metterli. E lo mette dentro la venticina. Vabbè, ma ci va. E il peperoncino, ma il peperone è proprio la morte sua, il peperone a corno, il famoso peperone a corno di capra. E ce l'avete talmente tanto di sto peperone, ci fai pure un'altra cosa che hai portato. Fatto questa marmellata, lo vogliamo dire? Marmellata di cipolle e peperone. Questa qua, vi faccio vedere il colore. Avendo un successo enorme. Ma una cosa, spropositata, sì, va forte. Sì, va proprio fortissimo, una cosa grande. Marmellata, cipolle e peperoni piccanti, sì. Ma dopo l'assaggiamo, magari con quei formaggi. Ma perché hai portato pure la ricotta? Sì, perché poi, sempre ritornando allo spreco alimentare, c'è ancora chi lo fa, chi c'ha tempo. E se ti avanzava un po' di frutta, magari ti facevi un po' di marmellata. Certo, mentre si fa un vasetto di marmellata, due vasetti di marmellata, diventa difficile. Però quello di fare i vasetti sotto vuoto è una delle cose più interessanti per evitare lo spreco. Sì. Comunque sia, ecco il prodotto, io mo non so, si scalda, non voglio fare un tecnico dell'alimentazione, ma i prodotti poi quando si conservano, noi abbiamo la fortuna di avere l'abbattitore, quindi se dovesse servire di avere qualcosa, c'è l'abbattitore che in 2 ore porta il prodotto a meno 25 gradi, che è diverso dal frigorifero e congelatore di casa che ci mette 18-24 ore. Un altro modo appunto per conservare il prodotto che ci avanza, se vogliamo fare una marmellata oppure tenere un sugo, avanza un po' di sugo, lo vuoi tenere da parte perché poi a Natale c'ho più gente, a Pasqua c'ho più gente, se non lo vuoi congelare lo metti sotto vuoto, chiaramente il vasetto deve essere lavato e sterilizzato, queste cose le trovate scritte su internet e alla prova del cuoco ogni giorno, noi la ripetiamo, il vasetto deve essere pulito, va lavato con l'acqua bollente, possibilmente bollente, i tappi sempre nuovi per essere sicuri. E io uso questi, per quanto riguarda gli elementi cotti, questi tappi click clack che sono i più sicuri, perché questo ci dà la prova che il prodotto che sta dentro è sottovuoto, perché se rimane gonfio vuol dire che il sottovuoto non è andato. Click clack, perché se dovesse stare magari leggermente gonfio, prova a spingerlo, lui fa click e si abbassa, poi se fa clack vuol dire che è uscito fuori. E quindi questi sono i tappi più sicuri. Uno lo mette da parte e poi hanno una scadenza normalmente di 1 anno e mezzo, rimane lì e
ed è comodo, ecco, se ti capita più gente, c'è un sugo che ti è avanzato di carne, lo metti. Un messaggio: 5 marzo, grazie, carnevale forse, complimenti per la cuffia, Carlo. C'è scritto, ti giri verso di me, non invecchio, divento vintage. Sì. Carlo è sempre il più attento di tutti, grazie Carlo. Sì, oggi abbiamo un po' di. Intanto il 5 marzo carnevale, altro che metà marzo. Vabbè, più o meno. Vabbè. Ma quale però? Martedì o. No, martedì credo intendesse martedì, Carlo. Sì, il giorno proprio di carnevale. Ci siamo comunque. Sì, siamo sì, ci siamo. Manca anche un mese, auguri. Oh. Però poi ecco, due carnevali come noi. Ricordiamoci appunto che prima c'è stata, prima della domenica carnevale c'è la domenica dei parenti e la domenica degli amici. Sì, le due domeniche prima sì, si fa così. Sì, si vanno invitati gli amici e vanno, poi vanno invitati i parenti. Insomma. Ecco, quindi ecco, cerchiamo di invitare qualcuno, di farci invitare da qualcuno, che è una bella scusa per mangiare insieme. Bene, bene. Un altro. Buongiorno, è ora di venire ad assaggiare, grazie di esistere. Addirittura, uè, il portaborse dello Scavuce. Insieme al maestro Claudio Ventura si farà conoscere, tutto il resto è noia. Grazie, ma grazie, grazie a voi. Messaggio poi è bello, bellissimo. Forte. Grazie. Grazie di esistere a voi. Sai che c'è, venire qui la mattina per me. Non mi ti commuovere. No, questa è una pellaccia dura, ma poi mi si commuove. A parte che sta Corrino è sempre un piacere, no? Non esageriamo. Ed è simpatico perché a me mi stimola, nonostante che io adesso appena ritorno trovo sto pack di maiale che mi ha portato il mattatoio, perché il martedì il mattatoio, lunedì macelliamo, il martedì ci fanno una consegna. Il martedì ti tocca il martedì siamo di splopare, come si dice, di splopatura. Fare masciate, come sì. Pare a voi. Però è simpatica questa cosa, perché c'è questo scambio, anche quanto incontro tante volte gente a Teramo, mi racconta, mi fa, e questa cosa mi fa bello, proprio piacere. Sì, è bello perché parlare viso e non soltanto su Facebook, insomma, è una delle cose più belle. Quindi questo amico qui ci dà un esempio. Grazie, proprio sì. Che quello che facciamo ci fa divertire a noi, ma forse fa ricordare. Io ti segnalo solo 7:49 perché così dobbiamo fare qua, è presto finendo. Ancora, sì, vero? No, diciamo che adesso facciamo. Sapere. E quindi abbiamo detto che contro lo spreco alimentare possiamo fare anche queste cose qui, a parte l'attenzione alla spesa. Certo. E poi chiaramente adesso andando di corsa. In effetti è sempre fatto qui da noi, cioè utilizzare il grasso del maiale, è vero che del maiale non si butta niente, sì. E utilizzarlo significa andare contro lo spreco. Certo, certo, sì, sì, ma tutte queste piccole cose, no? Cerca di fare spesa, fate la marmellata, mette il sugo da parte, sì. E poi che ognuno se lo vive come si pare, certo, abbiamo detto prima. Se vai a fare spesa è difficile che ti compri una banana sola. Adesso rispetto a prima si è ritornati un po' verso le monoporzioni, anche l'industria sta facendo le confezioni più piccole, no? C'è stato un periodo in cui si compravano gli scatoloni. Io torno sempre a ripetere la cosa che mi è rimasta impressa, l'ho già detta, ma la ripeto all'infinito. Qual è? Di quando noi a casa mamma cucinava, insomma, quindi si mangiava, come mangiavamo tutti, ma insomma tutti i prodotti cucinati, papà andò a lavorare in fabbrica, nella mensa che serviva una Simmental e scoprì la Simmental. La prima cosa che fece è ritornare a casa con sto scatolone di Simmental. E per l'estate Simmental mangiaste e pomodoro a palla di fuoco. Ma appunto quella era la fame, insomma, certo. C'è stato questo momento e adesso fortunatamente si fa spesa, è difficile che qualcuno si compri gli scatoloni. Sì, sì. Le confezioni sono ridotte, forse sarebbe il caso alcuni prodotti anche nei piccoli negozi comprare, magari, che ne so, se va a comprare le spese grosse dove volete fare a te, non so, ognuno va a dove pare. Io sono dell'idea che ognuno deve fare quello che vuole, mangiare come basta, non dà fastidio agli altri, sì. Quindi va a fare spesa agli ipermercati la domenica, il sabato, la sera, quando ti pare a te, quando volete. Il piccolo negoziante, però ricordiamoci il piccolo negoziante sotto casa dove io spesso, cioè quasi sempre mi rivolgo. Perché magari c'è ancora l'alici, no? Che se ti vuoi comprare l'alici non te devi comprare per forza il vasetto da 1,5 kg, no? Puoi prendere pure quelle che te metti sulla carta. Sotto sale, sì. Poi vai a casa, te la spiegate e te la prepari, oppure il mezzetto di parmigiano, il pezzettino di formaggio, certo. No? Cioè più scelta senza per forza senza comprarti la confezione già, che poi magari ti si rovina. Quindi già preconfezionata. Un po' di tempo in più da utilizzare anche per il negozio sotto casa, che ti compri due banane, certo forse quello ti mena pure, però così non ne compri un chilo perché costa di meno e poi la spesa, che concetto è che vado lì perché sta in offerta, me la compro e poi la butto perché tanto poi le banane si rovinano, le arance si maturano, i pomodori vanno a male. Quindi un po' più di tempo, magari 5 minuti in meno su Facebook e 5 minuti in più del dettagliante. E così magari abbiamo sempre il prodotto fresco dentro casa. Io allora arriviamo a questa cosa che dobbiamo qui. Fare? Questa che per me è proprio. Questa diciamo è una graticola, mo. Per noi è una piastra. Sì, è una cosa. Vabbè, che una abbiamo così. Intanto
questi piatti tipo la ventricina, questo modo di utilizzare a Teramo secondo me è sublime, nel senso che fatta col peperone questa cosa è la più buona che ci possa essere di questo senso qui. Ad Ascoli si faceva bianca, si fa qualcuno, ancora anche la qualcuno fa. A Teramo la fa bianca, la fa si bianca fa e rossa. Con una fregaccia di rosmarino, quindi sì, sa molto molto è buona anche quella, è molto buona anche buona, quella. Sì. E poi c'è il peperoncino, chiaramente, sì, la buccia dell'arancio che non può mancare mai, perché sì, in questo siamo un po' cinesi, no? Nell'utilizzo dell'arancio sul maiale, che non manca mai. E, però io credo che la venticina della mano proprio sia il top del top. È del buona, top. Buona, sì. E quindi adesso noi, alla faccia vostra, tu me che fai? Per lo spreco la alimentare, mo ce la spalmiamo, tu te spalmi la tua, io mi spalmo la mia, ah, sì? E ce la bruschettiamo. Ah. L'ideale secondo me è non farla cuocere troppo. Adesso mo la proviamo, vediamo se va bene così come dicevo. L'ideale, ragazzi, io lo dico sempre, è una frase abusata, che è uno sporco lavoro, ma qualcuno non, deve di fare. Non farla cuocere troppo, perché cuocendo troppo poi dopo purtroppo è toccata a noi stamattina di fare. Giallo, la preparo anche per te, non l'ideale ti proprio sarebbe di scaldare solo il pane e poi mettercela sopra. Ah, ma sì? Noi adesso invece affrontiamo quest'altro argomento. Aspetta un po', la dobbiamo fare pure per Gianluca. Oh, Gianluca, facciamola Gianluca. Gianluca. Non scherziamo. Oh, se qualcuno la vuole viene qua e la facciamo, ma mo, portarvela a casa ci rimane difficile. Cioè, non esageriamo. Mo. Ma diciamo che questo è una semplificazione, noi mangiamo un esperimento, per un voi, esperimento. Cioè, non ve la prendete. Poi qui c'è pure la ricotta, perché lui che è un ciucciaiotta, cioè E allora si questa, vuole mangiare pure adesso, la bruschetta, che, cioè il pane con la ricotta e la marmellata di sì, esatto, cipolle e peperoni. Ci spoileriamo questo. Chiaramente la ventricina poi può essere usata, tutti lo sapete, anche nell'utilizzo con le patate fritte su un arrosto. Racconto un esipodio velocissimo, perché credo che siamo quasi alla fine del tempo. Bra, a disposizione, sì, sì, però quei 5 minuti ce l'abbiamo. Feci la prima, perlomeno la traversata, feci una parolaccia, feci no, nel senso no, di no, urine, feci facetti, faciozzi, questa prima traversata organizzata dal Chia di Ascoli della Laga, sì, in cui ho incontrato la Madonna, tutti i pastorelli, c'è cioè stata un'esperienza bellissima, che non, mitica, in cui praticamente siamo rimasti in pochissimi, perché la gente si è persa, si è dileguata, sono stati dispersi, io ho avuto i ginocchi bloccati per mesi. E quindi? Ed è stata molto bella il secondo tratto che facemmo da Pizzo di Moscia a San Gerbone. Beccammo una nebbia, una cosa mortale. Non c'era ancora il GPS in quel momento, lì è stato sostanziale. Che faceste, come Pollicino? Nonostante le guide, capito? Siamo stati un'ora a girare praticamente sullo stesso posto, è stata una cosa drammatica. E poi siamo arrivati finalmente a questo rifugio San Gerbone, dove ci siamo rifocillati perché abbiamo dormito lì la notte. E ognuno ha tirato fuori tutti i rifocillati. Siamo rifocillati, un termine che non si usa più da. Io ero proprio. Diciamo il più cencio di tutti, sì, c'era lo zaino che pesava 50 kg, dove dentro c'era la materassina, la pompa, latte, tutti tecnologici, e mi ero portato però questa ventricina con cui avevo deciso di farmi, male che va, diciamo, faccio una minestra così. Sì. Allora, un altro po' mi tocca mangiarmi le minestre filoleforizzate che c'erano loro, me se la sono mangiata tutta, questi esperti di montagna, tecnologici, con la dieta fatta, capito? Me se la so degli divorare. Integratori e delle... Infatti questa cosa, quindi se vi dovesse capitare un'esperienza, portate già una voi, portatevene due. Una me se la mangiano gli altri e una della... Grandi complimenti, non si sente l'odore ma il colore d'occhio. Spettacolare. È l'odore buono, questo raffreddato, ma lo sento. Il colore lo dà il peperone, noi facciamo ben poco, questa è tutta la natura. Quella in mezzo già sta a fare quello che deve fare. Quella sfrigolia, sì. Perché? Vedi, perché vediamo che se sta adesso sciogliendo, sì, perché forse... È in mezzo, prende più calore. Vabbè, e quindi... Tu mi vuoi dire diciamo che stiamo andando questo, a mangiare? No, vabbè, possiamo alla facciaccia vostra. Ma questa è una cosa simpatica, perché con gli amici... Questa è simpatica, forte. Io do un altro esipodio che dico... Io faccio questo lavoro perché mi piace, perché bravo, parlo con la gente, sto in mezzo alla natura. Tu parli, io controllo la medicina. Chiacchiero con tutti, sono chiacchierone. Sta sfrigolando? Sì. Però per me i ristoranti potrebbero chiudere tutti. Sì, eh? Io credo che la cosa più bella, la dico contro il tuo lavoro, ma chi vabbè, se ne frega, ma che me ne frega a me, tanto non chiudo, la cosa vabbè più bella è stare insieme agli amici, poi sì, se trovi un locale dove ci stai bene, va vabbè, bene lo stesso, vai al ristorante va con gli amici, funziona va bene pure lo stesso, funziona lo stesso, però sta insieme agli amici, che uno chiacchiera, uno cucina, sì, e uno magna, e uno cucina, e uno... Io mo sono quello che magna.
la cosa io direi, cioè, che questa centrale lo dovrei prendere. Stare insieme 5-6 amici, come se, noi l'abbiamo fatto, purtroppo il tempo adesso lo stiamo fando. È tiranno, anche l'età avanza, lo faremo giovedì, un amico che mi ha invitato. Un altro messaggio. La giacca da chef le conferisce un aspetto austero, quasi asburgico. Sì. Carlo, grazie. È un regalo che mi hanno fatto gli amici. Giacca da chef, però quasi cubano, eh? No, quasi, no, allora, non la quasi c'è che variano. Non la indosso, oggi ne ho approfittato. Anzi, Claudio, è quasi cinese di Mao. Ho visto cinese, sì. Coreana, diciamo coreana. Coreana. Tra diciamo coreana e cinese. Non la indosso. Nella parola chef mi dà un po'. Vabbè, però mo Carlo ha detto una cosa. Diciamo i chef, diciamo, sì, assemblatori propri. I chef agricoli. Sono quelli che fanno ste, che mischiano il baccalà col cacao. Dai, su, sì, sì. Il caffè. Ocla, io con vado. Lo zenzero. Perché sennò poi fa salute. Oh, intanto buon appetito. Gianlu, qua sta la tua, ma non ti preoccupare. Oh, tu volevi fare pure ricotta e cosa, non so, non faremo in tempo, ma vado ad assaggiare e lo devo fare. Cioè, quel retrogusto di carciofo e di frutta matura che le dà mi ricorda molto la terra di Siena. E sì, mio collega, che il pepentone ci canta. Il pepentone è la morte sua. Ma com'è con la ventricina? Che so, se le 8? Penso che fino a 150 anni fa il peperone non si mangiava. A poco più di 150 anni. Chi l'ha portato il peperone? Sempre Cristoforo, no? Penso sì, sia una cosa americana il peperone. Però sai, se tu non sai, certo che se non scoprivano l'America, io che vado matto per le bistecche agricole, per i pomodori, dai. E poi gli americani se ne sono accorti e che hanno fatto? In California, in California hanno cominciato a fare i pomodori, sono diventati i più grossi produttori del mondo, sono messi a far vino, cioè. Voi americani, fate americani, comprate la roba, ci avete i soldi, comprate la roba. Se inventate a farla pure voi, è la fine allora, no? Però dimenticavo, in America la campagna non sta assai. Lo so. E questo però diciamo che ecco, questo sarà il nostro stravolgimento ennesimo del mercato, perché come fa a dire americani, a parte che sono più forti, come fa a dire che non fai pomodori? Comunque è buono. Non però la ventricina teramana si chiama ventricina teramana perché si fa a terra, ma mica ovviamente ventricina americana, quindi la combatteremo l'esportazione a son di ventricina teramana. Allora poi facciamo solo vedere al volo di un minuto. Sentito? Ha fatto clac o click, non lo so. Perché questo è morte sua. Poi c'è questa ricotta. Allora, Claudio ha fatto questa. Vabbè, la ricotta è speciale. La ricotta di pecora, questa è di Cortino. Adesso facciamo vedere. La ricotta di pecora, secondo me, è una cosa proprio da. Ed è sublime questa ricotta proteggere. Di pecora. La fanno buonissima dappertutto. Attenzione un po'. A cui. Ottimo. Aspetta, ti pulisco, guarda, lo pulisco. Facciamo come si fa in campagna. Questa con la ricotta, ma con i formaggi va benissimo con quello che vi pare. Io ho fatto questa marmellata di cipolla e peperoni, perché i peperoni. Oh, questa pure è buona, io l'ho provata perché sono uno degli assaggiatori ufficiali. Bene, va bene pure quei lessi, come pare a voi. Ed è buonissima, se c'è avuto un successo. Tu mo assaggiala tu e fammi la faccia un po'. Adesso vi dico se è buona pure questa. Profumo? C'ha i sentori di gladiolo? C'ha un sentore di. Di aria fresca, sì? E vino pure, adesso non te lo posso di più. Oh, ma questa mo mi si carbonizza, no? Per farne un'altra a lui, tanto no, eccola qua, la tiro avanti. Il profumo poi è intenso di questa marmellata di cipolle e peperoni. Che ve lo dica fa, è buono. Vabbè, allora, mentre che ha passato sicuramente. L'ha passato? Ha passato il vaglio. Sì. Del nostro assaggio, spero che sia stato anche di vostro gradimento e che vi sia piaciuto anche a voi. Vabbè, almeno visivamente. Io credo che, diciamo, che la ventricina, cipolla, tutti i prodotti poveri, perché noi siamo poveri e facciamo una roba povera. Però buona. Non è che abbiamo portato il allora, Claudio, questo, però. Ci dobbiamo salutare. Vabbè, io che vedo di, mo c'ho la bocca piena, sono tanto penso che ci rivediamo prima di carnevale o sotto carnevale. Ci vediamo a Sanremo. A parte Sanremo. C'è Mellozzi, no? C'è Enrico Melozzi, è vero, che dirige Achille Lauro, insomma, sì, se poteva scegliere. Che non è la nave, no. È proprio un cantautore, un giovane cantautore. Quindi diciamo che speriamo che si porta la ventricina. Grazie Claudio. Ciao, grazie a tutti, grazie, buon carnevale. Arrivederci, ci vediamo martedì prossimo, non perdete domani il di prima mattina con Alessandro De Vigno. Ciao, arrivederci, ciao Gianluca, ti aspetta la ventricina. Ciao.